sembrerebbe cambiare il mondo. Dico, non c'è, e perché implica uno sforzo enorme. Cioè, è lì, non so, che un lavoro come quello di Lichtenstein e con il fumetto non esiste più. C'è nulla, c'è ancora un lavoro di Pollock, ecco, ma manca quella altra condizione, diciamo, cittadina monopolistica, e che quella della Copparo. E anche da noi ci sono delle gravissime differenze, diciamo. Qui si parla a vedere che cosa è questa la nostra identità. Io penso di essere un uomo dell'Ottocento, ecco, non, ecco, e mi piace che quello mi piace. Ecco, i romanzi di Victor Hugo, e mi piacciono i romanzi, e di conseguenza mi piacciono le poesie di Rimbaud. E dunque, ma non vuol dire, perché bisogna dire anche la verità, che la nostra identità è poliedrica. Ecco, se no, doveva essere una cosa chiusa, come una cosa dentro un pozzo. Anche i pozzi hanno la loro importanza, no? Però è molto più ampia, almeno all'interno dell'Europa. Le differenze ci sono, e come, ma non sono fondamentali. Queste differenze, non so, tra un tedesco e un italiano ci sono delle differenze, ma non così tragicamente diverse. Ecco. E c'è lo stesso anima e lo stesso inizio. Delle indicazioni che sembrano superficiali, ma non sono. Cioè, quello, il comune corro della simmetria. Io sono asimmetrico, dunque devo essere un po' tedesco. Ecco, perché, ecco, la simmetria, la tragedia, ci sono moltissime cose in comune, no? Le differenze sono così nell'aspetto politico della comunità, ma non così interamente alla cultura. Ecco, noi siamo così, io appartengo a una generazione che, mentre è nato tutto qua, però si è spostato rapidamente fuori di qua. E che quello vuol dire molto, cioè che cosa abbiamo dato in cambio. Questa è la cosa, per poter avere quello desiderato dialogo, che era l'anima della dopoguerra. Ecco, per solo parlare dei tedeschi, perché appunto è questa anima lì. L'Italia e anche la Germania. Allora si interessa la cosa, però queste che abbiamo fatto noi, cioè la mia generazione, no? Perché poi sono la trasavanguardia, sono altre cose, che infatti hanno scelto come interlocutori l'America. Mentre noi inizialmente i nostri interlocutori era la Germania, e quella Germania del dopoguerra, cioè della Germania anno zero, ecco, che così divisa, drammatica, e poi giustamente
da un po', ecco. Però rimani nella Germania, c'è questa logica, ecco, la logica, la costruzione sociale e la maniera di accogliere l'arte, ecco, e che c'è appunto di questa diversità. Ma non è solamente che la nostra identità è questa, cioè, nel 58 c'era una bellissima mostra di Polo alla Galleria d'Arte Moderna, no? Con la Cara Bucarelli. Ecco, anche questo è una cosa in questa dopoguerra drammatica e forte, fa parte di questo bagaglio, di questa libertà che questa mostra ha portato. E perché ha portato un'idea dello spazio, ha portato che erano non sconosciuti, ma non c'erano. In un quadro di Fautrier non c'è quella libertà. Ecco, quella estremità che c'è in un quadro di Pollock. Fautrier rimane sempre un uomo di cavalletto, ma noi qualche volta parliamo con nostalgia del cavalletto. Io ho sentito molti amici e il ritorno all'ordine e alle porte è veramente è terribile, perché noi non abbiamo nessun bisogno di ritorno all'ordine. Allora dove nasce la volontà di un disordine? Noi inizialmente siamo usciti dal quadro, e dunque quello è un fatto disordinato, però eravamo troppo attratti verso gli altri e troppo presente era la necessità per un dialogo, ma prima l'attrazione e poi il dialogo. Allora si è dialogato con tutta l'Europa, ma anche con gli artisti americani che erano sempre qua. Ma non è, no, Carla André, Giate, erano tutti, solo e anche un amico nominato anche per questo. Però devo dire che così, dove sta il morale di questa cosa? Giate, sembrano dei mobili di un protestantesimo estremo, e anche sono partiti dagli mobili Quaker, no? Ecco. Noi eravamo lì e li abbiamo visti e a volte li abbiamo amati, ma però è molto difficile per uno di noi avere un rapporto sinceramente inteso. E perché non solamente gli interessi sono diversi, ma è diversa, cioè, la logica di una cultura. Ecco, tutti questi qua siamo contornati di un'altra logica e che lo dobbiamo mettere in gioco per poter avere uno spazio sempre più ampio. Tutto questo qua non è vero che si fa tenendo conto solo di questo, perché la Mademoiselle d'Avignon esiste. Noi non possiamo dire che la Mademoiselle d'Avignon non è esistito. E come è esistito il surrealismo, il dadaismo, che magari non sono passati in maniera così decisa dall'Italia. Certo. No,
straordinaria, ma che non è passato. C'era quel critico bolognese, come si chiama, e diceva che De Chirico era un fesso. Londi, ecco, e diceva che De Chirico era un fesso e Moratti era come Piero della Francesca. No, ecco, senza criticare, io amo tutti e due, ma non amo tutti come De Chirico. E io penso che è il più grande artista italiano, quello che penso. Ecco perché è evidente, diciamo, no? È evidente. Ma ecco, poi sono altri artisti grandissimi, Fontana è molto grande, è una cosa di dimensione. Un uomo devoto, un cristiano fondamentalista. E perché questi tagli sono inevitabilmente i tagli di Cristo. E non poteva essere così. Questo che aveva quell'origine sudamericana, e lo so, anche fino al Messico. E c'è anche quella cosa lì del Cristo di Cordova, che mette il Caravaggio e mette il dito dentro. Anche questi tagli si può mettere il dito dentro. No, e non è per caso. È evidente che il Cristo c'entra. Questo che vuol dire che non era un laico, ma è un laico cristiano, che la cultura cristiana.